nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Fratelli, sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città Gerusalemme. Seguiamo perciò, carissimi, il Signore facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi della grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore vi ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa ad agitazione e diceva: Chi è costui? E la folla rispondeva: Questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, ci metteremo ora in cammino per andare verso la cattedrale, in qualche modo rappresentando il cammino di Gesù verso Gerusalemme, nell'ingresso a Gerusalemme, e lo faremo proprio passando in mezzo alla città viva. Oggi c'è il mercatino dell'antiquariato, ci sono turisti, la gente che ci vedrà passare, e possiamo vivere questo nostro cammino nella preghiera, che diventa per noi una testimonianza di vita cristiana, di presenza, ma insieme ci ricorda che Gesù cammina nelle vie del mondo, cammina nelle vie della vita così come sono oggi. E allora imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Thank you.
Santo nei secoli sarà. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor, Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. A una voce sola gridiamo a Dio che venga su questa nostra terra, Lui solo. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor, Osanna al figlio di David, Osanna. Sia luce nella notte, conforto nel cammino, il pane e la parola, e pace a ogni cuore. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor, Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Aprite Dio porte eterne, davanti il re della gloria, la gloria. Sospetto sopra le scale. Lì si può andare anche, può andare anche a Marcello, perché si può andare, poi sono sopra le scale, si riprende lì, poi non ne può andare indietro. Sopra le scale, siamo? Siamo qui. Sì, io so che la mezza macchina che fa un po' di aspetta, Sì, sì, più alto, più alto. Vergine presso l'Altissimo, trovasti grazia al mondo, soccorri voi migliori, donando il Salvatore. Osanna il figlio di David, Osanna il Redentore, Osanna il figlio di David, Thank you.
è lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Salire al monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non rivolge agli idoli. Potente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forate le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza corri, mio aiuto. Mio, mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.» I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.» Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi ha tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.» Giuda il traditore disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto.» Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.» Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.» Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo che sarò risorto vi precedo in Galilea.» Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai.» Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.» Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui mentre io vado là a pregare.» E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me.» Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.» Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.» Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.» Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, lui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì. E lo baciò, e Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fece davanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compierebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato, ma tutto questo è avvenuto perché si compisse le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via
e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato Campo di Sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e lo diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi, che il tumulto aumentava, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere un vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si dividero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù,
il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocefissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo dicendo: tu che distruggi il tempio in tre giorni e lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthi. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la issò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. E essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore.
Abbiamo pregato, carissimi, nella orazione colletta, nella preghiera che ci ha introdotto, poi nell'ascolto della parola di Dio, abbiamo pregato così. Hai dato Dio come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. Fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione. Il cammino di Gesù della croce, il cammino che abbiamo percorso ricordando il suo incontro a Gerusalemme, l'ascolto della sua passione, come è stata proclamata ora nel Vangelo, e anche tutto il cammino della Settimana Santa con le sue celebrazioni, è il grande insegnamento della sua passione. Possiamo scoprire questo grande insegnamento del cammino e della passione di Gesù dalla parola di Paolo ai Filippesi, che ci ricordava che Dio, Gesù, pur essendo nella grande condizione di Dio, è sceso ed è diventato uno di noi, ed è diventato e ha assunto il cammino dell'uomo diventando servo, umiliando se stesso fino alla morte e alla morte di croce. Il grande insegnamento della passione. E poi abbiamo ascoltato tutto questo Vangelo intenso che ci racconta il cammino di Gesù verso la croce e la sua morte. Un grande insegnamento, il grande insegnamento della sua passione. Ma si tratta, vedete, di un grande insegnamento che non deve semplicemente essere compreso con l'intelligenza. È il grande insegnamento che deve arrivare al cuore della nostra vita. È quel grande insegnamento che è la vita e che è la passione di Gesù che deve aiutarci nel cuore a scoprire che si è donato per noi. È un grande insegnamento non da comprendere, ma da accogliere. E ci viene detto in questo grande insegnamento della passione che il Signore l'ha fatto per noi, l'ha fatto per te. Abbiamo davvero compreso, accolto questo grande insegnamento quando nella vita arriviamo a dire per me, l'ha fatto per me, si è donato per me, per la mia vita, è attento e accompagna i miei passi, il mio cammino. È morto in croce per me. Questo è il grande insegnamento. Lo capirà bene Pietro. Pietro che, come abbiamo ascoltato, lo tradisce. Dice di Gesù, l'amico, non conosco quell'uomo. Ma Pietro è colui che si sentirà dire da Gesù dopo la resurrezione, mi ami tu? Hai accolto, hai capito il mio grande insegnamento? E Pietro dirà, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Avvenga così anche per noi. Viviamo in questa settimana, oggi, il grande insegnamento della passione. Scopriamo e apprendiamo che l'ha fatto per me, dicendo a me, a te, l'ho fatto per te. Voglio bene proprio a te, sono il salvatore della tua vita. E quando anche a noi il Signore chiederà, mi ami? Se abbiamo accolto questo grande insegnamento, potremo dire, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Thank you.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Come veri discepoli, accogliendo il grande insegnamento della passione di Gesù, seguiamo Cristo, umile Re di Gloria, che entra in Gerusalemme per portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore, invochiamo Dio Padre misericordioso, principio e fonte di ogni benedizione. Diciamo, per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, celebrando con fede il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno alla croce di tanti suoi figli, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i giovani, sostenuti dalle testimonianze della comunità cristiana, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paura scelte generose, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la pace nel mondo, in particolare per l'Ucraina, coloro che governano le nazioni, convertono mente e cuori alla ricerca del bene comune e sostengono quanti soffrono a causa delle violenze, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il cammino sinodale delle chiese italiane, la nostra diocesi sappia contribuire sotto la luce dello Spirito ad una testimonianza di comunione e di accoglienza agli uomini e alle donne del nostro tempo, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. E preghiamo anche per il cammino di tutta la Chiesa, per noi, popolo di Dio, in cammino. E come popolo di Dio preghiamo per Papa Francesco, perché il Signore lo confermi e lo sostenga nella salute, nella sapienza, nella forza di guida della nostra Chiesa, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo che si incammina con il tuo Figlio verso il Calvario. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'ora oscura e vivificante della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Oh.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. I nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Do ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, obbedienti al grande insegnamento della passione, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Concludiamo, carissimi, questa celebrazione con il grazie per la vostra presenza, per tutti coloro che hanno preparato e accompagnato il nostro cammino e poi la celebrazione qui dell'Eucaristia. Grazie al coro che inizia con intensità questa settimana santa e quindi grazie a loro, al loro maestro e all'organista e a tutti voi con l'augurio di una intensa settimana santa. Certo, con l'invito anche a partecipare ai vari momenti che nel Triduo Santo ci verranno proposti, per i quali siamo invitati anche qua in cattedrale, secondo gli orari, le indicazioni che già sono state comunicate. In particolare, oltre alle varie celebrazioni, segnalo giovedì mattina alle 10 la celebrazione della Messa Crismale. È una celebrazione unica nell'anno e particolarmente intensa, nella quale i preti rinnovano i loro impegni del cammino sacerdotale e vengono benedetti gli oli che serviranno nell'anno per l'unzione degli infermi, i battesimi, le cresime, le ordinazioni diaconali, le ordinazioni presbiterali. E dunque buona settimana, che sia davvero un bell'insegnamento per noi. Per coloro che non erano in pieve all'inizio della messa, con la benedizione che diamo ora, vengono benedetti gli ulivi che avevate già qui nella cattedrale. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Volgi lo sguardo, Padre, su questa famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E su tutti voi, sugli ulivi che avete in mano, sui nostri cari, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Fu visto come fiamma scorgare dal cuore.